chi dramani? Bella! Io che intro brutto! Casciolo! Usain Bolt! Io Bolt! No, Usain Bolt è così. E oggi siamo qui con una nuova challenge. Praticamente cosa abbiamo questa challenge? Non so come si intitola. No, discorsi a caso challenge. Discorsi a caso, perché praticamente noi dovremmo fare un discorso tra noi due. Esatto. Parlare. Che già fa ride sta cosa. E dovrebbe essere un discorso, diciamo, tra virgolette, di senso compiuto, con delle parole completamente a caso. Esatto. Che abbiamo chiesto di dirci a Frax, così non sappiamo né io né lui e siamo, diciamo, ignari delle parole che usciranno. Quindi ringraziamo Frax per la collaborazione in questo video. Fate finta che sia qua. Eccolo. Qua ci sarà il suo canale. E quindi prende, io leggo una parola, lui legge una parola e dobbiamo fare un discorso mettendo in mezzo queste parole. No, nel discorso. In pratica lui mi fa una domanda che può essere come stai e io gli devo rispondere con all'interno di questa risposta ci deve essere la parola a caso che mi ha scritto Frax. Quindi sarà una cosa abbastanza figa. Ok, diciamo intanto ce l'ha scritto su WhatsApp, quindi leggiamole intanto. Fammi una domanda. Comincio io con te. Vai, fammi una domanda. Ma che cosa hai fatto ieri di bello? Vabbè, ieri sono stato a casa, ho editato i video e è stato bello perché comunque diciamo che non ero da solo, cioè mi sta facendo compagnia un pupazzo e niente, mi ha dato una mano di editare i video. Questo pupazzo, questo pupazzo era? Era un pupazzo di... era un pupazzo dei Minion, cioè presenti i Minion? Quello sì. Era quello che mi ha dato una grande mano. Ti sei divertito quindi col pupazzo? Sì, a me piacciono i pupazzi, mi piacciono molto i pupazzi. Io invece pensa che ieri, tornato dalle... Stai a Modena, no? Stavo a Modena. Stai a Modena. Sono tornato... A un certo punto mia madre mi dice: vai a dare l'acqua alle piante. E io, allora, a quel punto sai cosa ho fatto? Ho preso l'acqua e l'ho messa in un vaso. Ah, così, solo sì. In uno però. Sì. Solo in un vaso. Un vaso solo, perché sono agam. Ok. Capito? Poi le altre piante sono morte. Tu vuoi dare col pupazzo. Sì, ho capito. Io annaffiavo un vaso. Ah, vabbè, dai, bei progetti ieri, cioè abbiamo avuto grandi cose. Sì. E a Berna Modena che hai fatto? Cioè, con Gabbo, con gli altri. Ma questa è una cosa strana. Cioè, potrebbe sembrare male, una cosa ambigua. Mm-hmm. Però l'abbiamo fatta. Cioè, abbiamo fatto i video. E poi c'è stata una scena, soprattutto, dove io e Frax, tutti ci hanno detto: ma questo è un po' ambiguo. È un po' ambiguo, capito? Però abbiamo fatto un porno. Esatto, sembrava un porno. Però era ambiguo, ma non era un porno, capito? Era un porno ambiguo. Esatto. E quindi alla fine poi era un video di FIFA, normalissimo. Però era ambiguo. Però era molto ambiguo. E infatti sembra, dato che Trax mi stava sopra, era ambiguo, ma non era un... Ah, ma ci stava solo nel senso del risultato. Sopra il risultato. Ah. E per quello non è entrato e Gabbo ha fatto: è ambiguo questo video. Quindi è molto ambiguo come sì. Capito? Quindi Gabbo fa ambiguo. Ho detto: no Gabbo, perché ambiguo? Perché stai sopra col... Come sopra? Cioè, sto sopra. Ah. Ho capito. Se può stare sopra FIFA, uno sopra ci deve stare. Sì. Se no finisce in parità. Cioè, se te sta sopra Frax, comunque giustamente è un po' ambiguo. Ambiguo. È un po' ambiguo il discorso, capito? Io invece, mentre comunque stavo editando insieme al pupazzo ieri, perché ti ho detto no, insieme al pupazzo, ho scoperto che ho una vera passione io. E infatti te ne volevo parlare perché il video editing non fa per me. Ho deciso di fare il carpentiere. Davvero? Il carpentiere, sì, è una cosa che mi è sempre piaciuta perché c'erano dei lavori davanti casa e stanno rifacendo il tetto, no, cioè il tetto sopra. E ho detto: wow, che figo fare il carpentiere. Pensa che una volta sarebbe veramente molto bello. Pensa che una volta ho fatto l'anale con un e lui era passivo ovviamente. Ah, ok. Quindi a me piace fare il carpentiere, a te piace farti i carpentieri. Esatto. Ho fatto anale con un carpentiere. Ah, posso dirlo. Lo sai che anche io una volta ho fatto l'anale, però è stato abbastanza brutto perché mi sono rimasti dei tarzanelli attaccati. Vabbè, però sai che quando devi fare anale i tarzanelli vanno levati. Lo so, però almeno quello. C'aveva dei tarzanelli e quindi è stata una cosa abbastanza ambigua e carpenteresca. Ambigua. Proprio. Senti, ma te come te la cavi con la termodinamica? Ma io con la termodinamica diciamo no, che... perché? Mm. Perché ci sono giorni che la caldaia mi sta dando problemi. Davvero? Cerco qualcuno che mi ripara. Ma però io... dato che il carpentiere che ha fatto anale con me non è... No. Non...
Vabbè, c'è sto io che ho passione carpentiere, ma devo espressione carpentiere. Ma il carpentiere qua con la cardaglia c'ha poco a che fare. Guarda, se vuoi ti posso consigliare un crocifisso, ti giuro, potrebbe essere. Che faccio? Ripara che il crocifisso. Vabbè, te metti a pregare. Ma io certo ho preso un crocifisso in mano, ci ho ammazzato un cristiano. Oh, okay. Allora sì, romanzo criminale style, cioè, proprio così. Allora, ti posso solo dare un crocifisso, mi dispiace, è l'unico aiuto che posso darti. Con... Perché sennò faccio il carpentiere, quindi se ti serve sul balcone una cosa al volo, sì, ma... Quindi sei religioso, alla fine. Sì, diciamo che i crocifissi li uso molto. Per cose ambigue, coi carpentieri d'Arzanelli. Ricapitolando, sì. Le mie parole erano, quindi, vaso, aspetta, dimmi se hai capito le mie parole, vai. Vabbè, era vaso, ambiguo, sì. E no, termodinamica, no. Caldaia, sì. Caldaia, termodinamica, proprio così, e anale, perché sì. Immagino. Invece due erano pupazzo, sì. Carpentiere, sì. Tarzanello, eh. E oddio, l'altra? Il crocifisso. Il crocifisso. Tarzanelli, io sono scoppiato da ridere. No, io parlo per carpentiere. Comunque, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, possiamo replicare. Magari ci dite voi quattro parole sotto a questo video. Esatto, scrivetecele tipo sul direct di Instagram. Quindi seguiteci su Instagram, perché lui non deve sapere le mie parole. E io non devo. Lui non, cioè. E lui non deve sapere le mie, io non devo sapere le sue. Quindi, in caso ci inviate uno screen. Un direct su Instagram. Un direct su Instagram, Xenic17 Daryl11, dove ci date quattro parole, cinque, quante cazzo ve ne pare. A caso, così faremo magari la parte 2 di questo video dove escono discorsi senza senso. Io mi sono veramente però divertito. Però comunque abbiamo legato i discorsi, sì, cioè sì. Siamo riusciti a legare i discorsi. Diciamo che è stato divertente questo video. Se vi è piaciuto lasciamo un like, come sempre. Da questa posizione molto 007 noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video, come sempre. Ciao. Ciao. Yeah.